Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione, terzo appuntamento di oggi, mercoledì 22 ottobre. ISIS in apertura perché le forze armate siriane stanno aiutando i curdi di Kobane a difendere la città dai jihadisti. Raid aerei sono in corso per colpire le postazioni dell'ISIS. Damasco ha inviato autonomamente ai curdi armi e munizioni, quindi non nel contesto della coalizione guidata dagli Stati Uniti. La Siria continuerà ad usare la sua forza militare per difendere i suoi territori. Spostiamoci in Kosovo perché proseguono gli atti di intemperanza degli albanesi verso i serbi, ancora nella città di Klina, dove giorni fa sono state bersagliate alcune case con lancio di sassi. Questa volta è stata data alle fiamme una casa di profughi serbi dove viveva una donna vedova. La casa è andata completamente distrutta. L'anziana al momento dell'incendio era fuori casa. Il gesto è solo l'ultimo di una serie di atti di prevaricazione della comunità albanese. Nei giorni scorsi numerose auto di serbi sono state incendiate, scuole serbe rese inagibili. Due notti fa c'è stato il lancio di Molotov al municipio di Kosovska Mitrovica. Anche in questo caso la polizia kosovara non ha ancora individuato i responsabili. Il nuovo capo dell'Eulex, Gabriele Meucci, ha chiesto un confronto urgente con le autorità kosovare. Meucci ha incontrato la presidente del Kosovo, Yahyaga. Un incontro cordiale. Sono state prese decisioni congiunte per rafforzare la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. È assodata la necessità di una riforma della giustizia per costruire un sistema giudiziario affidabile, imparziale e credibile e contrastare le bande armate che bloccano la crescita economica della regione. L'Eulex e Meucci hanno promesso di continuare a collaborare con le istituzioni kosovare in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il problema criminalità organizzata nel Kosovo è molto radicato, controlla tutto, pilotano appalti, sono i titolari della grande distribuzione, gestiscono società di trasporti private che svolgono il trasporto pubblico, gestiscono concessioni edilizie, ristorazione, controllano banche e istituti finanziari, commerciano in armi e droga senza riscontrare un'opposizione statale valida. La corruzione dilaga. Cambiamo argomento, l'emergenza Ebola. Il presidente americano Barack Obama incontrerà oggi alla Casa Bianca Ron Klain, il supercommissario nominato per coordinare la lotta contro l'epidemia di Ebola. Lo riferisce una nota dell'amministrazione Obama. Il presidente USA vedrà Klain ed il team che sta organizzando la risposta del governo nella lotta al virus. L'obiettivo del supercommissario è quello di attuare una risposta aggressiva, efficace e coordinata del governo contro l'Ebola. Intanto, sempre dagli Stati Uniti fanno sapere che è guarito e sarà dimesso nelle prossime ore il cameraman della NBC che aveva contratto l'Ebola in Africa occidentale. Ashoka Mukpo è il quarto paziente a riuscire a sconfiggere il virus negli Stati Uniti. Per fare il punto sull'epidemia, che finora ha fatto oltre 4.500 morti, il comitato di emergenza dell'OMS si riunisce oggi a Ginevra. Questa, per il momento, era l'ultima notizia dalla redazione. È tutto a voi. L'augurio di una buona giornata e ci risentiremo intorno alle 15.30 con il quarto aggiornamento di oggi.